Ciao amici di androidblog.it, quello che vedete qui sotto la nostra telecamera è l'iPad 3G di Ashi, il modello YP1118. Il tablet in questione si colloca fra i tablet con risoluzione, o meglio con diagonale pari a 10,1 pollici ed è un prodotto abbastanza interessante, soprattutto per la possibilità di essere utilizzato con una doppia scheda SIM. Innanzitutto è questo qui è il tablet di cui vi stiamo parlando, il tablet prodotto e distribuito da Yashi con un design che ricorda molti altri dispositivi già in commercio che rientrano fra questa tipologia per la dimensione del display. Intanto continuiamo ad aprire la confezione di vendita e troviamo il manuale di istruzioni in lingua italiana che ci indica come configurare al primo avvio il dispositivo, un paio di cuffie auricolari non in-ear dal design abbastanza sconosciuto e dalla qualità audio non delle migliori. Un cavo micro USB per ricarica e connessione al computer e un alimentatore con ovviamente ingresso USB per ricaricare la batteria interna del tablet. Qui è presente poi un cavo TG per sfruttare l'omonima funzione presente a bordo del tablet che ci consente appunto tramite il connettore micro USB presente sul tablet di collegare chiavette USB, diciamo tastiere, mouse e via dicendo. Mettiamo da parte la confezione del dispositivo e riprendiamo un po' il tablet tra le mani e andiamo a ricapitolare un po' di specifiche tecniche che hanno sostanzialmente come caratteristica principale una diagonale di 10,1 pollici e delle dimensioni pari a 262x152x9,3 mm di spessore, il tutto contenuto in un peso di 620 grammi. Dicevamo lo schermo essere un 10,1 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, il tutto sotto uno schermo IPS capacitivo a 5 punti. Per quanto riguarda poi il lato relativo alle prestazioni, diciamo che presenta un processore quad-core Cortex-A7 con frequenze pari ad 1,2 GHz. 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD che è inseribile tramite l'ingresso qui in alto che adesso vediamo insieme. Intanto vi dico che sono presenti ingresso micro HDMI per la connessione alle TV, ingresso micro HDMI, micro USB scusate per la connessione al computer e la ricarica e il jack da 3,5 per la connessione delle cuffie. Fotocamera posteriore da 8 megapixel, da 5 megapixel, scusate, con flash LED. E qui a fianco, nella parte destra del tablet, tasto di accensione, blocco e spegnimento e il bilanciere del volume. Gli altoparlanti sono presenti qui nella parte posteriore sinistra e nella parte posteriore destra. E diciamo che svolgono abbastanza bene il loro compito. Vi dicevo essere un prodotto interessante per la possibilità di utilizzare la doppia SIM che integra, quindi adesso se riusciamo a rimuovere il coperchietto, vi facciamo vedere come è presente qui l'alloggiamento per la prima SIM in formato standard, alloggiamento per la seconda SIM in formato mini e l'alloggiamento per la micro SD e quindi per espandere la memoria fino a 32 GB di memoria interna. Per sapere come si comporta questo dispositivo, vi rimandiamo alla nostra recensione che sarà online brevissimo sul nostro canale, quindi continuate a seguirci.